grande classico Romeo e Giulietta di William Shakespeare con la regia di Gigi Proietti ha aperto la nuova stagione del Teatro Petrarca di Arezzo. Un cartellone ricco di 16 appuntamenti tra prosa, danza, teatro classico e contemporaneo. Proietti non ha lasciato solamente uno spettacolo, ha lasciato una struttura molto complessa, molto ricca, di tipo produttivo e culturale, che continua a lavorare anche dopo la sua scomparsa, cercando di coltivare quella che è l'attenzione del pubblico per un patrimonio ricchissimo e sempre attuale che è quello del teatro shakespeariano. Noi facciamo questo spettacolo con un grande senso di gratitudine e di umanità che lui ci ha trasmesso e anche di grande eredità che sento, anche perché lui, vabbè, forse per via della vicinanza, era molto legato al ruolo di Romeo, in Romeo e Giulietta, perché è un po' un Amleto già in nuce, è un ruolo un po' da mattatore, e lui l'ha costruito così. La più nota tra le storie d'amore è stata così raccontata con maestria dal genio creativo dell'indimenticato Gigi Proietti, divenendo un viaggio d'amore, passione e tragedia. La Giulietta che ha impostato Gigi è una Giulietta che parte da un mondo contemporaneo, quindi molto vicino al mondo di oggi, e che passa da una dimensione appunto di contemporaneità a quella di un sogno dell'epoca, quindi c'è sia la contemporaneità sia l'epoca. Per quanto mi riguarda, la cosa più importante del mio personaggio è questo messaggio di grande amore che porta e anche di pace. Il mio nome, cara santa, lo odio perché ti è nemico. Se lo possedessi scritto lo straccerei. Le mie orecchie non hanno ancora bevuto 100 parole di quella voce, ma già ne riconosco il suono. Sei Romeo o Montecchi? Nell'uno o nell'altro, bella fanciulla, se l'uno e l'altro ti dispiacciono.